Buongiorno a tutti, un altro video fatto come sempre dall'ufficio, così di getto. Oggi non ho la divisa perché sono nel mio orario fuori servizio, comunque sono sempre qui. Un altro articolo che ho trovato, il link online, non è inerente strettamente al settore automobilistico, ma ormai è tutto interconnesso. Continuiamo con questo format di articoli letti e commentati dal vivo online, che vedo che sta generando interesse, sta generando interazioni. Allora, boom, andiamo subito a bomba. Giornale Open Online, sorvoliamo, ma d'altronde sono questi link che trovo, che mi trovo nel feed anche sui social. Però è una delle poche a fornire un articolo dettagliato su questa questione. Titolo: Austerity, il nuovo piano d'emergenza del governo. Coprifuoco in negozi locali e tagli a luce e gas in casa. È un po' clickbait, adesso vediamo, vado avanti a leggere l'articolo. Per stimolare un po' di allarmismo e attirare i click e l'interazione degli utenti, no? È tutto interconnesso con la crisi energetica, con la transizione ecologica, anche quindi c'entra anche il discorso dei carburanti, è tutto collegato alla fin fine. La fase 2 dei tagli all'energia: con il razionamento residenziale si risparmia il 20% del gas che arriva dalla Russia, in arrivo aiuti sulle bollette. Poi però non specifica, non quantifica questi aiuti. Andiamo avanti, articolo: un piano d'emergenza per una nuova austerity. Meno male, ne sentiva la mancanza, come se prima navigassimo nell'oro. Vabbè. Con interventi su riscaldamento, aria condizionata e illuminazione, non ci facciamo mancare niente, e il coprifuoco per negozi dalle 19 e locali dalle 23, attenzione, ma anche tagli alle industrie energivore. Questo prevede la fase 2 dell'emergenza energia, che può scattare in caso di tagli alle forniture del gas. Quindi è ipotetico per il momento, anche se già un primo taglio l'hanno fatto. Mentre da subito partirà la campagna di sensibilizzazione voilà, per il risparmio. Secondo i calcoli, con il razionamento residenziale si può arrivare a risparmiare. Non è detto che risparmi il 20%, è come quando nelle pubblicità dicono dei fornitori di internet dicono fino a 20 giga, sì, vuol dire che può arrivare fino a 20 giga, poi di fatto sarà 12, 13, 15, no? Del gas che arriva dalla Russia, che prevede anche i tagli al riscaldamento degli uffici pubblici. Una serie di misure estreme che dovrebbe scattare soltanto in caso d'emergenza. Ormai più o meno ci siamo. E che andrebbe di pari passo con quello dell'Unione Europea, mentre sono in arrivo altri aiuti sulle bollette. Stop caloriferi. Il piano d'emergenza del governo Draghi prevede quindi più step a seconda delle necessità e delle evenienze, e si può sintetizzare in una serie di step, come spiega oggi il Messaggero. Nelle case, temperatura dei termosifoni ridotta di 2 gradi e paletti sugli orari. Coprifuoco sull'illuminazione in casi estremi. Quali sarebbero questi casi estremi? Non lo specifica. Taglio l'illuminazione dei lampioni e nelle città, nei musei, fino al 40%. Chiusura anticipata degli uffici pubblici. Come se già adesso si ammazzassero di lavoro, vabbè. Riduzione del riscaldamento a 19 gradi negli uffici pubblici, chiusura anticipata dei locali privati alle 23, chiusura anticipata dei negozi alle 19, riduzione del gas e dell'elettricità alle imprese interrompibili. Qui si contraddice, prima dice energivore, poi dice quelle energivore sono quelle che non si possono interrompere, tipo le acciaierie per esempio, quelle interrompibili immagino siano quelle non essenziali, sono due cose diverse. Giornalai prezzolati, vabbè. Il piano prevede anche un maggior utilizzo dell'energia derivata dal carbone. Ma guarda un po',
Greta Thunberg è molto contenta. E le estrazioni di gas dalle piattaforme con altre relazioni. Bravi, bravi, eccola la transizione ecologica. La riduzione delle temperature nelle case riguarda il periodo invernale, vabbè, è ovvio, mentre in estate potrebbe arrivare un limite all'uso dell'aria condizionata in casa fino a 27 gradi. Domanda, e chi controlla? Se io in casa mia accendo il condizionatore e ci sono 26 gradi anziché 27, chi lo controlla, scusa? Viene il carabiniere a casa mia col termometro a misurare che temperatura ho? Non ho capito. Il taglio dell'illuminazione potrebbe toccare in primo luogo gli illuminamenti esterni delle case private e quelli condominiali. Viviamo al buio praticamente. Mentre la questione del coprifuoco dei locali pubblici è ancora aperta. Qui vai a toccare pesantemente il fatturato di imprese che già le hai spianate con 2 anni di restrizioni e lockdown. Secondo il piano della città, il taglio dell'illuminazione pubblica arriverà al 40%, ovvero solo un lampione su 2 rimarrà acceso di notte. Già adesso non è che sia... Oddio. Non oso immaginare le ricadute sulla sicurezza, specialmente nelle zone periferiche delle città. In casi estremi si pensa di ridurre l'orario degli uffici pubblici alle 17.30, ma non vedo la differenza con adesso, francamente. In parte l'austerity è già scattata, vabbè, ce l'hanno accorti. Dal 1 maggio scorso e fino al 30 aprile 2023 le temperature negli uffici pubblici non potranno essere superiori ai 19 gradi d'inverno e inferiori ai 27 d'estate. Chi controlla? Non lo so, ho delle perplessità. Il coprifuoco dei locali e dei negozi costituirebbe il passo ulteriore. Gli esercizi commerciali serrerebbero le saracinesche alle 19. Questo è un bel danno per i negozi. Immaginatevi un periodo natalizio. E questo dovrebbe valere anche per quelli che vendono beni alimentari, ma non per le farmacie. Se dovete andare a fare la spesa, se uno torna al lavoro alle 7 e si è dimenticato il latte o il zucchero, si attacca. Mi spiace. E questo dovrebbe valere anche per quelli che vendono beni alimentari. Se l'ho letto, i locali pubblici avrebbero il coprifuoco alle 23. Questa nuova regola sarebbe valida per bar, ristoranti, pub e discoteche. Se volete andare in discoteca ci andate alle 8. Sì, andate il sabato sera in discoteca direttamente alle 8 e uscite alle 11. E poi belli, belli carichi andate a letto all'1. Così la domenica mattina potete svegliarvi per andare a messa. Ecco. Poi, ricorda oggi Repubblica, c'è l'interruzione delle sempre fonti, bellissime fonti, il Messaggero, Repubblica, tutte molto indipendenti, c'è l'interruzione delle forniture per un periodo limitato di tempo, non si sa quanto limitato, delle forniture alle industrie più energivore, dai cementifici alle acciaierie, dalla ceramica al vetro, come se non avessimo già abbastanza problemi di forniture di materie prime, no? Ci vuole. Produciamo troppo, facciamo produrre la Cina e l'India che è meglio, no? Scatterà anche la possibilità di ricorrere alle riserve strategiche che si trovano negli stoccaggi, ovvero i depositi dove viene immagazzinato il gas dagli operatori durante l'estate per essere rivenduto sul mercato in inverno. Nel caso di emergenza il governo potrà autorizzare anche l'uso delle riserve strategiche, ovvero la parte non destinata alla commercializzazione. Basterà? A parte la questione della chiusura provvisoria, secondo la Russia, di Nord Stream, vedremo, l'Europa dovrà prepararsi a ridurre i consumi del 15%. Bruxelles presenterà tra poco più di una settimana un piano di strategia unitaria, allora siamo nella botte di ferro, mi viene da dire, che servirà per coordinare i piani nazionali di emergenza dei 27 Paesi membri, ma anche gli eventuali razionamenti di energia. Ragazzi, che dire, io sto pensando seriamente di comprarmi uno chalet in montagna, in Valtellina. Ho visto anche le foto sul web, ha la cucina economica, quella che usavano i nostri nonni, bisnonni, no? Quella che va a legna, ci bolli l'acqua, c'è il ripiano in ferro dove cuocere le cose. Mi compro uno chalet in Valtellina con la cucina economica ed inverno vado a vivere lì. Sperando che non mettano anche lì il limite alla circolazione, sperando che anche lì non obblighino ad andare fino negli alpeggi con l'auto elettrica o col gatto delle nevi elettrico, se lo faranno mai. E niente, questa è la nuova normalità. Vi piace? Sì? Vi piace? Mettete like e condividete.